Eccoci quindi, l'iniziativa è stata illustrata in maniera egregia dall'assessora Montanari e dal presidente Diaco. Si tratta di un primo passo verso la riforestazione della città di Roma per tutte le aree verdi. Come sapete, la città di Roma è la città più verde d'Europa. Chiaramente stiamo lavorando su tanti fronti, non è un mistero che le alberature e le aree verdi, ma soprattutto le alberature sono state non curate per tanti anni, quindi stiamo correndo ai ripari. Abbiamo concluso la gara per il monitoraggio delle alberature, quindi del verde verticale, e lì stiamo intervenendo chiaramente sull'esistente con un'azione di monitoraggio capillare. Allo stesso tempo dobbiamo andare tuttavia a riforestare e rinverdire tutti quegli spazi che nel corso degli anni in realtà sono piano piano stati lasciati in stato di abbandono, e questa è una delle iniziative con le quali vogliamo intraprendere questo cammino. C'è da dire, come giustamente faceva notare l'assessore, che noi stiamo vivendo in un mondo che vede livelli di CO2 sempre più elevati. Allora, se quello che ci rappresenta la realtà in cui viviamo, ossia che l'inquinamento sta raggiungendo livelli sempre più alti e che comunque all'interno delle città si svolge la maggior parte della vita delle persone e sono di fatto i nuclei centrali nei quali coesistono le comunità, allora noi dobbiamo agire su diversi fronti. Da un lato sicuramente c'è la cura e la tutela del verde, dall'altro, come sapete, stiamo lavorando molto anche sulla mobilità pubblica, sulla riduzione delle auto private e sull'implementazione delle auto elettriche. Quindi è un tema che dobbiamo poi affrontare da tanti punti di vista, come anche appunto quello delle domeniche ecologiche, che non sono domeniche nelle quali si lascia semplicemente a casa l'auto, ma sono domeniche o comunque giornate all'interno delle quali i cittadini provano a vivere la città in un modo diverso. Ecco, questo credo che sia un esempio importante di quello che l'amministrazione deve fare. L'idea di invitare famiglie e bambini, abbiamo già ricevuto già 300 adesioni da parte di volontari, ma l'idea di invitare persone a piantare con noi alberi per la cura della propria città è chiaramente un passo in avanti nel senso della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ed è un passo importante tanto più in questo momento in cui le città soffrono per una sorta di distacco che c'è tra i cittadini e la città stessa. Allora, ricominciare a prendersi cura della propria città è quantomeno un modo per riavvicinare, per ricreare questo legame, per far sì che siano gli stessi cittadini a non vandalizzare, a non devastare, ma a voler curare l'ambiente nel quale vivono. Come diceva l'assessore, questa è un'iniziativa che travalica qualunque tipo di differenza sociale, di religione, di razza. È importante anche questo per ricreare uno spirito di comunità che più volte è sembrato disgregato. Dobbiamo invertire la rotta anche in questo, dobbiamo trovare degli eventi durante i quali la partecipazione possa essere un modello di cooperazione tra persone, e questo ci sembra un altro elemento, insomma, che porta lustro a questa iniziativa. Inoltre, sappiamo che oggi, che solo nell'anno 2017, i dati sono aggiornati, insomma, alla giornata di oggi, sono nati circa 25.000 bambini a Roma. Quindi questa iniziativa, che si inserisce nella tradizione di un albero per ogni nato, in realtà pianterà 12.000 alberi, quindi la metà di quelli che servono. Continueremo a piantumare alberi per tutti i nuovi nati del 2017, i quali nati riceveranno una lettera con la quale questa amministrazione comunicherà loro che in occasione, alle loro famiglie in realtà, in occasione della loro nascita, l'amministrazione ha piantato un albero, così come dall'anno prossimo invieremo queste lettere a tutti i nuovi nati. È un modo per far sentire cittadini di Roma, comunque persone che vivono compenetrate la città, tutte le persone che abitano a Roma. Per noi questo è un obiettivo fondamentale. Quando in campagna elettorale dicevamo che sarebbero diventati tutti sindaci, questo è un modo per far sentire, per far riappropriare i cittadini della loro città. Speriamo che, anzi siamo certi, veramente, già viste le adesioni sino ad oggi, siamo certi che i numeri aumenteranno e siamo certi che l'iniziativa avrà molto successo. Anche questa deve diventare un appuntamento costante e ricorrente. Dobbiamo far sì che la cura della città, sotto tutti i punti di vista,
che sia chiaramente portata avanti dall'amministrazione, ma con la collaborazione, quando possibile, dei cittadini. Grazie.